Dario Fertilio, ben ritrovato, nuovo appuntamento con la rubrica Oltre l'Orizzonte. L'argomento di oggi qual è? L'argomento di oggi che propongo è quello delle famose quote rosa, denominate anche parità di genere, e che io chiamerei in maniera forse un po' meno formale nuovo corporativismo, che si cerca di imporre in maniera veramente comica alla società e alla politica italiana. Ci vestiremo di bianco? No, No, credo che anche oggi questo no. faccia parte proprio dell'aspetto folcloristico della politica e anche di un aspetto molto negativo, cioè quello per cui si cerca di fare riferimento più alle emozioni che ai ragionamenti. Ma la politica è fatta soprattutto di ragionamenti, di logica e anche di realismo. Ecco perché credo che quella battaglia che è stata combattuta e mi auguro definitivamente perduta da un gruppo di parlamentari, uomini e donne per la verità, Sì. per stabilire chi deve andare in lista a seconda del sesso, sia stata sepolta davvero dalla risata degli dèi, come si diceva una volta, per quelli che volevano infilare le brache alla realtà che si ribella a questo perbenismo. Quindi tu non sei pienamente d'accordo con queste quote rosa? Io credo che l'idea stessa che si debbano stabilire dei posti a seconda dell'appartenenza sessuale sia una vera e propria aberrazione, che soltanto il conformismo e la mancanza di cultura politica ha potuto rendere possibile non solo in politica, ma persino nelle aziende e altrove. Ma al di là di questa assurdità, che tra l'altro a mio giudizio è anche anticostituzionale, perché l'articolo 3 della nostra Costituzione stabilisce che non ci deve essere distinzione di sesso, di razza, di religione, di Certo. qualsiasi altro elemento per stabilire il ruolo, i meriti di una persona e le sue possibilità di candidarsi, e anche se non voglio neanche prendere in considerazione l'ipotesi abnorme per cui un uomo o una donna non possano avere il diritto di candidarsi alle elezioni perché il posto obbligatoriamente spetta a un appartenente di un sesso opposto. Certo. Ecco, anche se tutte queste sono delle cose talmente assurde che non meriterebbe nemmeno di criticare, ma noi dobbiamo farlo perché il conformismo imperante ci impone di farlo, c'è un aspetto che io però vorrei sottolineare con una certa tristezza, e cioè la mancanza di cultura politica e di cultura proprio in generale. Ora, a me sembra che soprattutto in uno schieramento, lo schieramento di sinistra, ci sia ormai l'abitudine di sostituire le vecchie grandi ideologie, che sappiamo bene quelle che erano, con una somma, anzi più che una serie, di estremismi che includono il femminismo, l'ecologismo, la teoria del genere, del gender, per cui uomini e donne non si nasce ma si diventa, i no-tav, tutte le forme di estremismo più incontrollabili. Farne la somma e tirare fuori il nuovo progressismo, che poi si manifesterebbe attraverso una serie di regole, di chiusure, di opzioni obbligatorie, di veti, eccetera, eccetera. E questo è molto triste, molto preoccupante per quella che vorrebbe essere una sinistra moderna e socialdemocratica. Ma io sono ancora più preoccupato per l'altra parte, il cosiddetto centrodestra, che dovrebbe ispirarsi, almeno in parte, ai principi liberali. Ora, io mi domando come sia possibile essere o credere di essere liberali e proporre di mettere la società dentro una camicia di forza che stabilisce in anticipo le quote degli uomini, delle donne, in futuro degli anziani, dei giovani, dei disoccupati, delle minoranze religiose, delle maggioranze religiose, delle appartenenze a un sesso, diciamo così, non naturale oppure all'altro, dalla preferenza individuale per qualcosa, come se queste cose fossero sufficienti per farci avere un posto in politica, nelle aziende o in qualsiasi altro ganglio della società. Ora, io credo che questo sia il rifiuto implicito della società aperta, cioè della società reale, e Certo. invece sia il tentativo di stabilire una nuova società chiusa che io definirei corporativa, neocorporativa, secondo il principio molto negativo stabilito in tempi lontani, in decenni lontani, dal fascismo con la Camera dei Mestieri e delle Corporazioni. Certo, un'ultima domanda, perché invece delle quote rosa, perché
non proponiamo delle quote di merito? Non sarebbe più semplice? Questo sarebbe molto importante e giusto, e io lo approvo, perché il merito è talmente poco valutato in Italia, e forse non solo in Italia, e talmente addirittura può essere considerato un elemento negativo, perché si preferisce assumere o promuovere i cosiddetti yes men, coloro che fanno l'interesse del superiore o del padrone, certo, che stabilire delle quote di merito, come tu dici, sarebbe una bellissima idea, anzi io la lancio fin da adesso come auspicio e come interrogativo per i nostri ascoltatori. Ok, in passato, chiudiamo qui con una mia riflessione, in passato era molto in auge la conoscenza, il suggerimento di una persona, è ancora così in Italia o no? Ma certo, anche se la decadenza della politica fa sì che le raccomandazioni dei politici, se quelle a cui tu alludevi, sì, però sono ecco, forse... la raccomandazione era una parola che non riusciva a venirmi perché ogni tanto... Perché è troppo vera. Perché è no, troppo io vera, ecco. Sì, le raccomandazioni dei politici, dell'onorevole, forse ci sono ancora, ma sono meno importanti perché la politica ha perso prestigio e potere. Ma purtroppo le raccomandazioni di tutti i tipi nelle aziende pubbliche e private continuano a farle da padroni. E noi, anziché combattere questo cancro che è dovuto al favoritismo, al clientelismo, al parassitismo, andiamo a parlare di quote rosa o di altro colore. Ok. Allora concludiamo qui Oltre l'Orizzonte, Dario ci salutiamo, tu hai qualcosa da aggiungere? No, soltanto che mi auguro che i nostri ascoltatori sia su Radio Orizzonti sia su libertates.com abbiano qualcosa da dire e da aggiungere e spero anche da condividere con quello che ci siamo detti. Ok, allora continuate ad ascoltarci, poi Dario parleremo ancora nella nostra emittente di donne con un'associazione Rete Rosa, quindi proprio siamo sul pezzo questa mattina. Noi ci sentiamo alla prossima. Alla prossima, saluti a tutti.